Già hai dato. Bella ragazzi, qui è Zano e oggi siamo qui con questo nuovo video. Ovviamente, come potete vedere dal titolo, questo è un video tributo a voi più che altro per questi bellissimi 2 giorni che mi avete fatto passare a Romix. Vi chiedo scusa per la voce e per come sto in faccia, ma sto veramente distrutto. Mi è venuta febbre, mal di gola, tutto mi è venuto sti giorni. Infatti volevo chiedere scusa anche a chi è venuto domenica a Romix e non è riuscito ad incontrarmi, ma appunto io domenica non sono venuto perché è lì che mi è nata tutta questa influenza, diciamo, che adesso mi sto portando avanti. Purtroppo mi sta anche un po' tagliando le gambe in questo momento perché vorrei registrare più video perché sono stato abbastanza inattivo in queste 2 settimane. Ma adesso cercherò di riprendermi al più presto per poi farvi uscire più video possibili, anche con FIFA 17, con COD e tutto quanto. Per prima cosa io volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti a Romix. Eravate, raga, veramente tantissimi. Io non me l'aspettavo proprio tutta sta cosa, anche nei miei confronti, non me l'aspettavo proprio. Sono veramente, veramente, veramente felice di come sta andando al momento tutto quanto. E diciamo che questo è stato il mio vero primo Romix, perché io in precedenza non... Cioè, a Romix sì, ci andavo, cazzeggiavo, chi mi conosceva, ok, però quest'anno è stato veramente, veramente tanta roba. E devo dire che vedere tutta la gente comunque sia che mi conosceva a me, che conosceva gli stalloni, che vedere che finalmente un po' di fama la siamo riusciti a racimolare, mi rende veramente tanto felice. Noi per anni abbiamo fatto video, per anni siamo stati qui su YouTube a cercare di far divertire la gente e finalmente vedere che qualcosa si sta creando e si è creato è veramente soddisfacente e tutto questo qui è grazie a voi. Spero che continuerete a vedere i video nostri, spero che continuerete a supportarci come potete e noi faremo lo stesso con voi, trattandovi come amici più che come fan. Io non voglio che voi quando mi incontrate mi trattate da persona superiore soltanto perché faccio i video su YouTube. Quando mi incontrate voglio che mi trattate più come un amico, perché io non tratterò mai un fan sentendomi superiore a lui. Anzi, so io che vedevo chiedere la foto perché se non ci stavate voi non ci stavo manco io in realtà. Ho fatto il possibile ovviamente per accontentare tutti quanti. Ho fatto penso, regà, tipo 400 volte lo stesso giro per farmi la foto con tutti. Mi ricordo più o meno le facce di tutti quelli che mi hanno chiesto la foto, dai Teletubbies che mi assalgono e mi inculano a sangue, dai ragazzi in prima fila alle transenne, dalla voce che sento in lontananza, Uezzano, se famo una foto! Dalle sigarette che mi avete lanciato quando stavo cercando di scroccarne una, dal fio della mignotte che mi continuava a chiedere cappello per 10 minuti. Io mi ricordo tutto e veramente è stata un'esperienza indimenticabile. Ci tenevo a ringraziare anche il mio amicone J-Taz per avermi passato tutte le clip, ma non solo, per averci scarrozzato in macchina, penso per 3 giorni. Praticamente lui faceva da casa sua fino a casa mia, che comunque abitiamo abbastanza vicini, per poi andare dal Fazzone che sta lontano, per poi andare da Gianmarco che sta ancora più lontano, per poi andare a Romix. Veramente un ragazzo d'oro J-Taz, regamo, al di là di tutte le stronzate che diciamo, al di là di tutti gli scherzi che ci facciamo su GTA quando giochiamo, J-Taz, regà, è la persona più buona del mondo, io voglio un bene dell'anima, veramente. Volevo fare un saluto anche a tutti gli youtuber che ho visto, che ho rincontrato, che ho conosciuto anche. Un salutone speciale a Danielone Zoda, che sono felicissimo che ci siamo rivisti, abbiamo
parlato un bel po'. Buongiorno, ve lo prometto che lo famo ritornare su MW2 o su FIFA o da qualche parte. Lo famo, regà. Lo famo. A Danielone lo famo ritornare a fare due video. E personalmente ora ci tenevo anche a spendere due parole per quello che è successo poi alla questione Ciccio Gamer. Allora, ragazzi, mo io non so chi era quel ragazzo che gli ha tirato la pizza in faccia con la Nutella, ma a parte il gesto, che è una delle cose più brutte penso che si possano fare, che non si dovrà mai più ripetere, voglio dire che ci sono anche due mondi. C'è il mondo di YouTube e poi c'è il mondo vero. Se io critico un video di Ciccio perché non mi piace il gioco, non mi piace il contenuto, non mi piace l'editing, io sto criticando un video, non la persona. Se io critico un video di Ciccio Gamer, il fattore di critica deve rimanere nel web. Poi alla fine del video, sti cazzi. L'importante è la persona, il rispetto è sempre la prima cosa, raga. Ritornando all'argomento Romix, grazie, grazie, grazie ancora. Ci vediamo al Games Week, ovviamente il 14, 15 e 16, per chi ci sarà, per chi vorrà venire, cioè avete tempo per organizzarvi, per venirmi a salutare. Detto questo, ragazzi, io caricherò un video probabilmente venerdì e poi lo caricherò domenica, per poi ritornare a caricare martedì, giovedì e poi sabato. Diciamo, riprendo un po' il ritmo dell'upload così, perché non voglio farvi stare senza video. Quindi detto questo, noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Grazie ancora di tutto. Ciao.